Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua per registrare un video molto particolare, sicuramente a tratti sentimentale, molto emozionale. Sono giorni molto provanti per me questi e quindi niente, ci abbiamo messo pure questo video da fare. Ho detto ma sì. Facciamolo. Cosa abbiamo da perdere a parte la dignità già persa? Quindi, che cosa facciamo oggi insieme? Reagiamo, anche perché voi che siete cresciuti insieme a me, penso rivedrete questi video dopo un po' di tempo. Reagiamo ai miei vecchi video. Ho paura perché mi è capitato, non super di frequente, ma mi è capitato raramente di andare a rivedere qualche mio vecchio video e ogni volta la mia sensazione, poi una volta finito di vederlo, era sempre la stessa: imbarazzo più totale. Però ragazzi, cioè, fa parte della vita, fa parte del corso delle cose, si cambia, si evolve, si cresce. Io ho iniziato veramente che ero piccola, avevo 12 anni, 13 forse, quindi gli argomenti di cui trattavo, le cose che dicevo, ma anche proprio il tono di voce, l'aspetto. È come guardare un'altra faccia della stessa medaglia, no? Dico, sono sempre io, però al momento non mi riconosco molto nelle cose che ho detto. Come prima cosa vi allargo l'inquadratura così vedete poi il video che sto vedendo, insomma, ve lo metterò da qualche parte. Allora, sono sul mio canale YouTube. Tra l'altro ho cambiato il bannerino, fatemi sapere se vi piace. Allora, andiamo a data di aggiunta meno recente, così mi dà i video più vecchi. In realtà, questo che voi trovate come primo video ufficiale del mio canale, in realtà non è il primo, ma gli altri li ho probabilmente cancellati al tempo, comunque non ci sono più, ma se dovessi ricordarmi qual è stato il primo, probabilmente neanche me lo ricorderei, perché al tempo, non so se vi ricordate, su YouTube si facevano i video risposta ai concorsi, ai giveaway, queste cose così, quindi probabilmente era un video del genere. Comunque, primo video è la postazione make-up. Però è un video dove non si vede la mia faccia. Il primo video dove si vede la mia faccia è il vlog di Londra, i miei London Life. Tra l'altro, questa era la prima volta che sono andata a Londra, 9 anni fa. Quindi direi che ci vediamo un London Life, anche se ho seriamente paura di vedere proprio il primo London Life. Però, raga, facciamolo. Allora, è appena iniziato. La grafica è fantastica. Con London Eye scritto vlog 1. Poi la telecamera che appena si muoveva faceva tutte ste righette, me la ricordo benissimo. Era una di quelle con lo schermetto, no? Così. Sentite la voce? Sì, ci vediamo allo shop free, raga, per favore. Al Beauty Tree, siamo al Beauty Tree, ragazzi. Poi siamo in aeroporto, ovviamente, a comprare i salumi. Mi giuro, che tipo! Ma l'imbarazzo, ma proprio generale, tra io che parlo. Poi, tra l'altro, con i miei capelli naturali, ragazzi. Questo è il mio colore naturale di capelli. Ovviamente ricci che non curavo neanche bene, quindi questo è quello che avevo in testa, insomma. Ci vediamo in volo, certo. Non io che mi portavo il CD dei guanti ovunque, perché? Non lo so. Faccio vedere fuori, c'è una bellissima brezza. Allora, qui eravamo atterrati. Sì, Welcome to London, non si legge niente. Cioè, ma il mal di mare è tipo, per dire, eh. E qui non portavo neanche ancora gli occhiali fissi, come vedete, ovviamente. Ero già paffutella, perché è quello sempre. Qui eravamo arrivati, mi ricordo, me lo ricordo benissimo come se fosse ieri. Ho questo flash del cielo. E poi l'outfit, raga. Penso che adesso questo è il pezzo dove vi faccio vedere l'outfit. Il mio, perché il loro è già incommentabile. Ma il mio era assurdo. Cioè, pantaloncini, calze, scarpette che non so neanche da dove provenissero. No, dobbiamo trovarlo sto pezzo, aspettate. Eccolo.
più brutto di Londra. No, Ilaria, sei capitata in posti peggiori, fidati. Tu dici, una che di esperienza ne ha avuto un po' di più. No, vi giuro, raga, vi prego. Guardate anche quanto era abbronzata, tra l'altro. Penso forse è l'ultimo anno in cui mi sono abbronzata nella mia vita. Poi siamo andate a cena al pakistano, prima e ultima volta nella mia vita, col cugino di mio padre che viveva a Londra. Non so se adesso ci vive ancora, tra l'altro. La collanina dei 1D. Ragazzi, ma poi non io che facevo queste cose con la speranza di incontrarli in giro per Londra, così a caso totale. Poi mi ricordo che era il periodo delle Olimpiadi, quindi c'erano le strade che stavano, no, organizzando tutte le varie cose, insomma. Guardate mia sorella, quanto era piccola con gli orecchini NH. Dai, ve ne prego, raga, cioè, sotterratemi ora. Io non ce la sto fatta, prego. Ma perché poi avevo gli occhi calati verso il basso? Cioè, la stanchezza probabilmente. Questo è il trammino che ci porterà all'hotel. Bene. Io direi che con questo video, raga, abbiamo dato ed è un preludio veramente per tutto quello che ci aspetta. Visto che questo era un vlog, in realtà io vorrei passare ad un video normale. In realtà c'è questo video che si chiama Back to School Lookbook 1, quindi penso ci siano degli outfit. Tra l'altro si vede dietro la mia vecchia camera. Propormi tre outfit per e poi, ragazzi, scuola, il make up. Appunto, meno male che sei cambiata, Ila. Raga, ma poi guardate il naso quanto mi è cambiato. Cioè, è più lungo adesso il mio naso, prima era più corto. L'eyeliner mozzato fino a qua. Niente, io che parlavo sempre solo dei 1D. Comunque, raga, non è che sia cambiato voi tanto. Prima parlavo dei 1D, ma poi parlo di BTS. Non lo so quanto vi conviene stare qui con me ancora per qualche anno. Ma poi c'avevo il poster gigante di Zayn dietro, guardate dietro alle mie spalle, Liam. No, aspetta, prima outfit, poi registrato in terrazza, ragazzi. Però tornerei a quel peso, Il peso che avevo prima con il fisico di adesso, che comunque è ovviamente cambiato. Ma che poi io ero obsessed con le stesse cose da vestire. Quindi avevo sta canotta nera sotto, ste maglie andavano un sacco, regà, al mercato proprio come il pane le tiravano. Eppure questo stivaletto alla Demi Lovato. On point. Vabbè, dai, come outfit back to school ci sta. Fammene vedere un altro. La coda da una parte sempre, ovviamente. Aiuto, questa collana di H&M, quanto l'ho usata. Sì, certo, zoomiamo anche sul make-up. Poi fiera, capito? Trucco sbavato da tutto il giorno, io che giro il video, certo. Esatto. Carini questi orecchini di Accessorize. Allora, sempre la solita canotta, ovviamente. Niente da fare. La camicetta, raga, le camicette erano un must. Il jeans rosso, ve ne prego, raga, datemi un cazzotto, cioè fatemi svenire ora. Il jeans rosso, io non mi ricordavo di averlo mai avuto, un jeans rosso. Le Vans, vabbè, raga, ecco il balletto con le Vans, certo. Ripresa traballante, poi adoro. Queste Vans, ragazzi, ho fatto la storia. Perché ho deciso di registrare questo video? È la grande domanda di oggi. Ma più che altro, sapete cosa? Voi pazzi che mi seguivate. Cioè, adesso io voglio vedere i commenti. Vediamo i commenti. Bellissimi tutti e tre i completi, mi sono piaciuti tantissimo. Sempre bellissima e dolcissima. Aiuto. La mia migliore amica che del tempo che mi commentava. Cioè, c'è ancora il suo commento. Ila, ma i pantaloni dove li hai presi? Sei strabella comunque. Mi prego. Cioè, non me lo poteva chiedere quando ci saremmo viste. Ila, sei in una forma stupenda. Le tue gambe poi, giuro, sono bellissime. Possiamo tipo evitare i commenti? Grazie, ciao. Allora, questo, ragazzi, è un video di cui andavo super fiera, che è la morning routine. Mi ricordo che mi ero gasata un sacco a registrarla. Raga, un tempo era uno di quei video che andavano tantissimo. Allora, partiamo con la Gwendix.
Oh mio Dio, sul mio lettino, eccola qua, certo, io che mi sposto, che controllo che comunque stia registrando il tutto e poi musica interrotta, sveglia. No, no, giusto, ci sta tutto, cioè guardate la scena. Prego, io che vado su YouTube, con che era questo, che iPhone era, boh? Guardate YouTube, raga. Guardate la schermata! Vado su Oddio, Instagram! Oh, guardate com'era Instagram! Io vi giuro, ho paura del futuro! Perché questo è un periodo transitorio ancora, cioè io sarò anche comunque adulta tra un po'. No, non voglio. Però, cioè, capite che magari rivedrò questa Ilaria che voi state vedendo adesso e io farò i commenti peggio dell'Ilaria del passato che sto guardando. C'ha senso? Capite? Harry sulla porta. Non io in pigiamino rosa. Rosa e blu poi. Con sta faccia sbattuta. Che coraggio comunque, ragazzi. Che coraggio. Comunque assomiglio a mia sorella qua. Però vedi, la skincare comunque c'è sempre perché è importante. Poi capirai, in quel periodo, ragazzi, avevo una pelle di schifo, però è normale, cioè ormoni, cose, cambiamenti. Il mio armadio aveva anche qualche colore al tempo, non era solo nero come lo è attualmente. Addirittura prendo un vestitino color menta. Temeraria la tipa. Questa che è? Una camicetta. Non io che mi faccio una doccia. A caso totale che entro in doccia con i calzini, giustamente. E la maglia dei 1D. Madonna quanto. Madonna quella maglia, raga, vi giuro. Guardate i capelli. Quanto li odiavo i capelli, ecco, fine, finito. Questo è quello che facevo ai miei capelli. Cioè, ma poi posso stare. La scena di girare in collant e poi girare e avere il vestito. Ma vi giuro, le transition di un tempo. Le Vans, mie bestie, sempre una Wendy. Oddio. Ma guardate che casino dietro per terra, cioè. Ok, che mi sono messa? Un giacchettino sopra di. Oddio, quanto adoravo pure quella giacchetta di jeans, raga. E poi erano bei tempi quando mi truccavo sempre, tutti i giorni. Oddio, il fondotinta è mousse di Essence! No way! Ecco un'altra transition. Non vedo, ma TikTok who? Who? Quanto ci ho messo per registrare sto pezzo delle scale, voi non ne avete idea. Voi non ne avete idea. Mi prego, non le scene dove si aprono gli sportelli con la telecamera dentro. Io faccio colazione in piedi, cosa che faccio tuttora, ma vabbè. Quando vado veloce, ovviamente. Oh, guardate la mia vecchia cucina! Non ci avevo neanche fatto caso! Non vi rendete conto che io ho tutti questi ricordi? E poi via, uscita, fine. No, vi giuro, ero super brava. Ah, pioveva pure, quindi ombrellino e via. Sono tentata di vederne veramente tanti di questi video. Cioè, ragazzi, c'è il room tour, c'è il concerto dei 1D a Verona. Io mi ricordo che è la cosa più imbarazzante della mia vita. Vi dico, ero così gasata all'idea di andare nel viaggio, di tutto. Avevo sotto i commenti anche di persone straniere che mi dicevano grazie che hai registrato il concerto di Verona. Questo video mi ha scritto la redazione della Rai per mandarlo in TV qualche tempo fa, quindi, cioè, raga, è assurdo, a ripensarci è assurdo. Ah, finalmente almeno qua mi ero piastrata i capelli. Però vi dico, non so ancora con quale Buchos de Chulos noi abbiamo preso i biglietti per sto concerto. Mi ricordo benissimo il giorno in cui li ho presi perché rimarrà per sempre impresso nella mia mente. Sono quelle cose traumatiche, no? Però stavamo veramente vicine. Qui che riprendo l'arrivo, dove c'era tutta la gente.
il mio make-up, i miei brufolini, Wandy col cuore, l'infinito, la collanina. Lo store. Quella che avevo preso allo store, che bella. Quella è figa. Quella è figa. E tutti i bracciali a fascia. Nella serie carica tutto sis. I leggings con la bandiera. Dai, per favore, ragazzi, ma esisteva una fan più fan di me? Cioè, me. Questi sono affacciati. Poi Liam e Niall si sono affacciati. Io non ce la sto facendo. C'è pure Paul, la guardia del corpo. Cioè, ma vi sta... Cioè, voi vi rendete conto? Io non... Vi giuro, non ce la faccio. Sapete quant'è che non guardo questo video una vita? Qui eravamo entrate. Raga, stavamo a un palmo dal palco. Cioè, ma voi vi rendete conto? E io mentre ero lì neanche lo vedevo così vicino. Cioè, dalla ripresa sono letteralmente quattro file dal palco. È assurda sta cosa. E poi loro che sono entrati. Ma vi giuro, se io ripenso a cosa hanno visto i miei occhi, cioè io me li ricordo, mi ricordo proprio le loro facce. E poi ho avuto l'occasione di vederli più di una volta, quindi diciamo che me li sono goduti. Dai, guardate gli zoom su Zayn. Certo, un po' di mal di mare, però... Ma guardate che braccio Harry che c'aveva, 18 anni. Ma fischi, eh. Comunque io mi scelgo sempre i bias, i preferiti simili, De Nero, con le camicette, con le magliettine, con i tatuaggi. Brava Ilaria. Vedo che almeno su questo sei rimasto un po'. Dai, raga, questa è la mia canzone preferita, è quella del mio tatuaggio. Eyes and say, when he opens his arms and holds you close tonight, just cause I can love you more than this. Vabbè, direi sorpassiamo i 1D. Magari andiamo a qualche video make-up, che comunque non è che mi faccia meno paura di tutto ciò, ma comunque... 8 anni fa il concerto, madonna raga, 8 anni fa. Quindi andiamo magari a un video di 5 anni fa, così magari forse è meno imbarazzante, forse. Io direi scegliamoci l'ultimo, top make-up 2015. Vediamo che tipo. Ma perché? Oddio raga, guardate, guardate i miei occhi, oh, all'ingiù come niente. E poi qui raga pesavo, qua penso era uno dei pesi più alti, Giulia invece uno dei suoi più bassi, quindi eravamo proprio opposti. Guardate pure Giulia. No, vi prego raga, stoppate, stoppate il gioco adesso. Giulia, spero ci risponda su WhatsApp, gli mando sto video. Ti prego, sto facendo la reaction, sto girando il video, reaction ai nostri vecchi video, cioè non noi, non tu, mio Dio! Speriamo ci risponda presto. Io e Giulia siamo amiche da anni, ormai lo sapete, e qui era una delle prime volte che andavo a casa sua e facevamo i video insieme. Guardate i close up alla Giulia, stupendi! Con lo sfondo dietro tutto blurrato, un po' così. Però la mia faccia mi fa veramente senso, raga. Il bello è che mi dicevano che assomigliavo a Nicki Tutorials. Cioè, in che senso? E poi ragazzi, sapete cosa vi prendo come ultimo video chicca? La mia prima ed ultima cover su YouTube di una canzone di Justin Bieber. Quindi non io, già fissata al tempo con le cover di Justin Bieber come fa adesso mio marito. Per favore, in realtà fosse stato per me io avrei aperto un canale di cover, ma succede una cosa strana, quando mi sento cantare normalmente, tranquilla, quando le registro sarà che sono una persona iper perfettina, voglio le cose perfette, che devono venire bene, e ogni volta che sentivo una piccola stonatura, un piccolo qualcosa che non mi andava bene, mollavo, dicevo no, basta, e in più il microfono non ce l'ho più, altrimenti le rifarei volentieri. Che trash l'inizio. Come tutto il resto del video, ma vabbè. Facciamo lip sync. Raga, che voce!
Se vi dico che adesso è 20 volte meglio, cioè non scherzo, adesso facciamo una prova con le clip di Gwenda in bianco e nero, niente io. Because I didn't want anyone thinking I still carried on, but you still hear my phone now. And baby, I've been moving on. E qui facevo anche canto. Facevo le lezioni qua. Baby, you should know that my mama don't like you, she likes everyone. Sentite tutti i cori poi, questa era la mia parte preferita. I'm not sleeping on my own, cause if you like. Mi giuro, raga, che schifo. Cioè, mi fa schifo risentirla. Questa devo leggere i commenti. No vabbè, la sei bravissima. Complimenti davvero. Più l'ascolto, più non riesco a capire come abbiano fatto a non prenderti X Factor. Quest'altra storia, vi ricordate? Il provino, mamma mia. Bravissima Ila, dovresti fare cover più spesso. Ila, sei bravissima, aspettavo da molto la tua cover. Voce meravigliosa. Oh raga, ne devo fare una adesso allora e poi mi fate sapere. Oddio Ila, non sapevo fossi così brava a cantare. Ah, l'aspetto da anni una tua cover, bravissima. No, vi giuro, ce ne fosse stato uno che mi ha detto che schifo. Siete falsi, sei falso Simona, ipocriti. No, vi giuro, io non ho parole. Facciamo così, scrivetemi sotto nei commenti che cover vi piacerebbe sentire adesso. Cioè, a me, io so quali vorrei fare di cover, ovviamente. Dai, me ne canto un pezzetto. Giusto perché mi sento in vena. Like summer, yeah, making you swell, break it down. Ragazzi, quindi siamo giunti alla fine di questo video. Spero di avervi fatto fare una risata. Io sicuramente me la sono fatta. Scrivetemi qua sotto nei commenti, veramente, se c'è una cover che vi piacerebbe che io facessi. E soprattutto, con quale video avete iniziato a seguirmi. Se ve lo ricordate, scrivetemelo nei commenti, che mi fa sicuramente piacere saperlo. È stato un mix veramente di emozioni. Non abbiamo pianto, ma c'ero vicina. Ma più che altro era un pianto sempre per l'imbarazzo generale del tutto. Ma comunque, a parte ciò, spero appunto questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo. Ciao!